Athenodorus Magister in linea catedra stabat. Il maestro Athenodoro sedeva sulla poltrona di legno. Linea è l'aggettivo riferito a catedra catedre, la poltrona, sostantivo femminile della prima declinazione. Linea è un aggettivo della prima classe, che nel vocabolario è registrato in questo modo: ligneus, linea, ligneum. Ligneus è la forma dell'aggettivo per il maschile. È la forma del nominativo singolare e pertanto esce in us, come i nomi della seconda declinazione, servus, discipulus, eccetera. Linea è la forma dell'aggettivo per il femminile. È la forma del nominativo singolare e pertanto esce in a, come i nomi della prima declinazione, serva, discipula, eccetera. Ligneum è la forma dell'aggettivo per il neutro. È la forma del nominativo singolare e pertanto esce in um, come i neutri della seconda declinazione, bellum, ozium, negozium, eccetera. Pertanto, come possiamo vedere, gli aggettivi della prima classe si declinano come i nomi della prima e della seconda declinazione, seguono cioè la prima e la seconda declinazione. Essi concordano sempre in genere, numero e caso con il nome a cui sono riferiti. Consideriamo il sintagma in linea catedra. Catedra è l'ablativo femminile singolare del sostantivo catedra, catedre, e così pure linea, che è riferito ad essa. Athenodorus Magister antiquorum poetarum pulcras fabulas legebat. Il maestro Athenodoro leggeva belle storie di antichi poeti. Pulcras è l'aggettivo riferito a fabulas, da fabula, fabule, la storia, sostantivo femminile della prima declinazione. Pulcras è un aggettivo della prima classe che nel vocabolario è registrato in questo modo. Pulcher è la forma dell'aggettivo per il maschile. È la forma del nominativo singolare ed esce in er, come i nomi della seconda declinazione. Per esempio, magister, magistri. Pulcra è la forma dell'aggettivo per il femminile. È la forma del nominativo singolare e pertanto esce in a, come i nomi della prima declinazione. Serva, discipula, magistra, eccetera. Pulcrum è la forma dell'aggettivo per il neutro. È la forma del nominativo singolare e pertanto esce in um, come i nomi neutri della seconda declinazione, bellum, ozium, negozium, eccetera. Pulcher, pulcra, pulcrum corrisponde al secondo modello di aggettivo della prima classe. L'unica differenza rispetto al primo è la forma al maschile. Nel primo, il nominativo singolare esce in us e non in er. La forma pulcher si declina quindi come i sostantivi in er della seconda declinazione, per esempio magister, magistri. Anche in questo caso l'aggettivo pulcras concorda in genere, numero e caso con fabulas, il nome a cui è riferito. Fabulas è l'accusativo femminile singolare del sostantivo fabula, fabule, e così pure pulcras, che è riferito ad essa. Athenodorus magister interdum miseros discipulos ferula percutiebat. A volte il maestro Athenodoro picchiava i poveri studenti con la bacchetta. Miseros è l'aggettivo riferito a discipulos, da discipulus, discipuli, lo studente, l'allievo o il discepolo, sostantivo maschile della seconda declinazione. Miseros è un aggettivo della prima classe che nel vocabolario è registrato in questo modo. Miser è la forma dell'aggettivo per il maschile. È la forma del nominativo singolare ed esce in er, come i nomi in er della seconda declinazione,
per esempio, puer, pueri. Misera è la forma dell'aggettivo per il femminile, è la forma del nominativo singolare e pertanto esce in a con i nomi della prima declinazione, serva, discipula, magistra, eccetera. Miserum è la forma dell'aggettivo per il neutro. È la forma del nominativo singolare e pertanto esce in um come i nomi neutri della seconda declinazione, bellum, ozium, negozium, eccetera. Miser, misera, miserum corrisponde al terzo modello di aggettivo della prima classe. Quali sono le differenze rispetto al primo e al secondo modello? L'unica differenza rispetto al primo è la forma al maschile. Qui il nominativo singolare esce in us e non in er. La forma miser si declina quindi come i sostantivi in er della seconda declinazione, per esempio puer, pueri. L'unica differenza rispetto al secondo modello è che miser, misera, miserum mantiene la e del nominativo in tutta la declinazione.